Buongiorno. A parte che stamattina sono proprio incacchiato nero. Cioè, mi trovo a Galbiate. Ah, eccolo qua. Inizio sentieri, vetta 305, una stradina piena di macchine, un casino che non vi dico. Ok. Siamo in direzione per il Monte Barro. L'ultima volta l'ho visto con Pietro. Vabbè, che casino, ragazzi. Ho detto, lo dovrò fare. Oggi una giornata proprio no. Allora, Monte Barro con le sue tre punte. Non so adesso se si nota niente, ma ce n'è una che è quella principale, due qua dietro e tre quello lì piccolo piccolo. Ok. Ho studiato pochissimo, quindi so che devo prendere il sentiero 305. Giù, vicino a una chiesetta, c'è il parcheggio. Boh, mettete là la macchina e poi andate a piedi fino a Via dell'Olivo. E da qui, boh, proseguiamo. Quindi nel navigatore mettete Galbiate, arrivate direttamente qui, piccolissimo. Va bene. Vi fate una stradina un po' così cementata. Ok, proprio 2 minuti. E questa dovrebbe essere la via dell'Olivo. Dell'olivo precisamente, va bene. No, oliva, eccolo là. È inutile venire qui con la macchina perché, ragazzi, già sono venuto io e sono tornato indietro perché niente, qua è tutto privato. Ricordiamo questi piccoli immaginetta di Gesù e saliamo per via dell'olivo. Allora, qua ci sono i miei segnali. Inizio sentieri, ecco, vetta 305. Allora, inizio e vi dico qualcosa, questo è il Monte Barro, eccolo là. E credetemi, è piccolo dalla GoPro, ma è tanta roba visto da qua. Con i suoi tre piccoli corni. Va bene, allora noi oggi dovremmo fare il lato destro e superarli uno a uno. Ok. Allora, per quanto ho capito, c'è questo sentiero, il 305, che è quello un pochettino più spinto. Per chi volesse fare un'altra via, l'altra via era località, quindi dalla destra, l'avevo scritto, un momento, non posso ricordarmi tutto, ah, località Fornace, che si trova dall'altra parte. Quello è un po' più adatto a un trekking tranquillo. Sentiero 302. Naturalmente farò questo, leggermente più movimentato. Allora, ragazzi, oggi è proprio una giornata pessima. Due incidenti in autostrada e un funerale qui a Galbiate. Cioè, ditemi voi, sono partito alle 8:30 e sono le 11:30. Sto partendo praticamente di pomeriggio. Va bene, detto ciò, continuiamo un po' questo sentiero cementato, poi vediamo. Ok. 1:20. Credo che sia quello, sì. 1:20 dalla vetta. Se là è la pila. E terzo corno, 45 minuti. Eccolo. Quindi credo che sia un corno alla volta. Procediamo qua, giardinieri. Va bene, tra 2 minuti inizio a spogliarmi perché già fa caldo. Non voglio sudare. Io sono partito di mattina, se poi arrivo di pomeriggio, a quest'ora dovrei essere già al ritorno. E qui, ragazzi. Va bene, ci aggiorniamo un altro poco. Per adesso sentiero così.
ultima fontanella che potrete trovare durante il percorso, quindi se siete a secco fatevi una bevuta e poi proseguiamo a sinistra. Va bene, fatto una piccola bevuta, ok, più o meno siamo sui 50 minuti, 1 ora e 10. Dai, sono più o meno da quasi un mesetto fermo. Dicono che tiro un pochettino e che da qua fino all'arrivo poi è tutta salitina. Speriamo, ho voglia di tirare un poco. Allora, è già un quarto d'ora, 20 minuti, mamma mia, abbiamo avuto un po' di scalini in pietra e adesso tutta salitina, che credetemi, sotto questo sole non è il massimo. Contessi la ferrata che ho fatto tanto tempo fa. E beh, le secone è stato salito ormai da tutte le parti. Va bene, ci tocca salire lassù. Ragazzi, credetemi che non stacca mai la salita, continua. Vediamo l'altra parte. Milano dovrebbe stare là fuori, ma si vede. Il gruppo dei ragazzi, lasciarlo un po' dietro. Va bene, andiamo su. Le radici vanno bene se vi dovete tenere, anche perché c'è un po' ancora di fanghiglia. Ovviamente sto usando una mano perché l'altra tengo la GoPro. Belle salitine. Ti ripeto, mamma che spettacolo. Un po' opaco oggi, chissà su se riesco a far vedere tutto. Beh, proseguiamo in queste rocce qua, forse mi serviranno due mani, un po' incastrato. Va bene, tra poco saliamo, che ce ne vuole. Ok, questo è il primo corno, non so se si riesce a capire, scusate il fiato. Ecco, sentierino, piccola cresta, e su, abbiamo un altro corno avanti a noi, non si distingue bene dal terzo. Non vedo l'ora, se c'è un po' di arrampicata, perché mi sta annoiando questo sentiero. Ok, proseguiamo, non mi fermo perché già è tardi. Allora, andiamo di qua.
Allora, da quella parte monterai e da qui il Cornizzolo, dove qualche 3 settimane fa più o meno ero con Pietro. Ok. E il resto. Potete usare anche le mani. Mi raccomando pure al ritorno, giustamente, perché sarà leggermente più duretta. Ok, se no è andata a finire di faccia e non è bello. Ok, questa dovrebbe essere la punta del secondo. Ah, fatto questo cartello, niente, con un po' di roba attaccata su, pubblicità, cos'è? Ah, aperi trekking, la tetta in vetta mi piace. Vabbè, continuiamo. Quando scendo andiamo a trovare un bel rifugio. Se esiste qua un rifugio, ma non credo. Una bella birra. Vai con l'altro. Beh, ragazzi, qua utilizzo le due mani. Vediamo come faccio. Devo farvi vedere. Vabbè. Belle in su, in su. Stanco, stanco. Di qua? Beh, proviamoci. Allora, occhio alle pietre perché un po' sono quelle lisce che troviamo ogni tanto sulle chiese. Quindi attaccatevi bene. Ok, fatto il secondo corno. Meno che non sia quello. Va bene, e l'altro sta ancora lassù. Oddio, ancora un'occhiata al Cornizzolo e al Monterai. Mamma mia, c'è ancora da salire. Ah, non ce la faccio più, ragazzi. Fuori forma, di brutto. Oh, si sale ancora. Vai. Questo forse dovrebbe essere il secondo corno a questo punto. Vedo più acuminato. Il terzo, eccolo. Ah, carino.
Allora, quanto vedo c'è un sentiero a sinistra e si prosegue tranquillamente. Quindi l'uso delle mani non c'è. Noia. Ci fosse da arrampicare, andrei subito. Più divertente. Chissà, magari ci sarà qualche ferrata, che le pareti sono fantastiche qui. Boh. Va bene, non perdo tempo. Quello è il secondo corno che abbiamo fatto. E il terzo. Ma da qui dovrebbero esserci anche i corni di Canzo. Sono qua dietro, in Val Madrera. E sul corno, boh, gira un elicottero. Non so perché. Ha fatto male qualcuno? Vabbè, per adesso una mega salitone e poi boh, niente, qualcosa con le mani lì, giusto per, ma non è difficile per niente. Stancante tantissimo. Sì, ok, ha soccorso una persona, ce l'ha con sé e adesso niente, rientrano. Credetemi ragazzi, preferivo scendere senza un piede piuttosto che farmi soccorrere così. Va bene. Speriamo che non sia niente di grave, magari forse qualche storta basta ragazzi, perché lo posso garantire, l'ho presa io qualche 2 settimane fa, ancora c'ho dolore. Va bene, vediamo anche un po' di altro. Abbiamo detto ciao al secondo corno e mo andiamo lì su. Qualche piccola arrampicata quella, ma facile facile facile. Quindi venite da questa parte. Ok, allora ho parlato con questo ragazzo che è sicuramente del posto. Dice che il 302 arriva all'eremo, praticamente oltre il corno, diciamo, oltre la vetta, e quello è il sentiero facile. Dice se arriva all'eremo poi si prosegue da, ho capito bene, una mulattiera, poi ha detto di andare a sinistra, è un po' segnato, e poi fare un giro d'anello. Certo, ha detto per dove ho lasciato la macchina io, e dall'altra parte è un po' lungo, ma adesso su in cima mi faccio due conti, vediamo se riscendere dalla stessa parte oppure fare l'altro sentiero. Va bene, per il momento questa è una stradina così, adesso boom, verso l'altro. Wow, come tirano le gambe. Wow. Bell'allenamento qui. In questo caso la ferrata era meglio. Thank you.
cacchiolata, oh. Pensavo. Ok, vedete qua che bello questa roccia. Non ho messo il caschetto che mi rompevo, quindi accontentatevi di sta ripresa del cavolo. Va bene. Un po' di salitina, cerco di fare qualcosa. Allora non metto il caschetto, ma mi servono le due mani. Ok, occhio qui ragazze, mi raccomando. Vediamo se si può andare di là. Destra, oh no, meglio di qua. Ok, vai, vai, ole. Un punto un po' così quello, ma un po' così, quindi vi raccomando, ecco. Ecco, lì forse è il punto un po' più alto di tutti, tra una presa e un'altra. Ok, io non so cosa sta riprendendo la GoPro, perché ce l'ho messa nel taschino. Va bene. Perché sono segnate due vie. Una a destra e una a sinistra. Boh, una a sinistra. Ok. Ok, quello è stato il punto un po' più, insomma, difficile, quindi vi raccomando al ritorno e lo sarà ancora di più. Dall'esterno da qui, da qui, tanta gente che sarà salita, però ecco, magari all'altra. Oh, quanta ce n'è. Mai soli. Ok, non mi avvicino troppo alla vetta. La gente. Ok. Vediamoci un po' il panorama. Nella zona c'è la scaletta.
si tocca perché alta tipo 1,30 m. Brava, benissimo. Adesso relax e poi scendiamo dall'altra parte, vediamo se funziona. Beh, oggi è un casino di gente. Va bene, allora sì, dalla parte opposta si va al sentiero 302, quindi facciamo un giro ad anello e ritorniamo alla macchina. Ciao Max! E speriamo di beccare un rifugio aperto perché ho bisogno di bere. Prego. Va bene, oggi qua c'è un caos. Va bene, torniamo dal 302, vediamo com'è. Eccoci qua, arrivati. Allora, come vedete, sta salendo pure un cagnolino, quindi niente, scendiamo dal 302. Ciao cucciolotto! Va bene, vediamo come sarà il resto del sentiero. Ciao! Ciao! Il 302, prendi la corna, sasso della vecchia Lecco, non ce ne frega niente di là, quindi dobbiamo andare a sinistra. Galbiate, ok, quindi manteniamo la sinistra. Oh, sentirino però adesso più tranquillo sicuramente dell'andata. Che ci sono certe pietre, sì, poi si scivola. Sì, allora mettiamola qua e andiamo verso l'alberello. Ok, sì, io ho puntato bene il piede, sì, qua esatto. Poi certe pietre sono proprio lisce come l'olio, eh. Non tutte. Ma era bagnato, era un caso. Sì, addio. Ma era bagnato oggi. Ma anche ora fa un po'. Bene, fa un po', sì. Allora. Ok. Questo è il pezzo che ti sei persa, eh? E avevi paura. Infatti. Questa no, questa è buona. L'ho fatta male. 10-15. La roccia più brutta è questa. Ok. Ok. Siete qualcosa? È brutto come qua siamo arrivati. Va bene. Uno si è fatta male, non si è fatta bene. Ok, allora questo dovrebbe essere il sentiero del ritorno. Che è meglio di quello dell'andata. Ok, ma ogni tanto beccate delle roccette così, anche perché sono un po' lisce, quindi andate meglio dove c'è il terriccio o il sentierino, no? Lasciate stare le rocce perché si scivola. Va bene, hanno detto che all'Eramo ci sarà un bar, vediamo di beccarlo. Il fatto che sei anni, molti hanno l'appoggio qua. I corni di ganzo, eccoli là. Eviti che cadano e che cada su. Corno ratto in basso. Il cornizzolo. Puntarai. Va bene. Allora, per i cartelli seguiamo sempre quelli per gabbiate. Ok, non ci confondiamo. Destra, che di là non c'è da nessuna parte. Va bene. Quindi questa è la strada del ritorno.
Niente, tutto sentierino, molto molto più facile. Ok. Oh, siamo vicini vicini. Aspetta, qua, vedi là che c'è il terrazzone. Ok, ah, quindi andiamo a fare il pranzetto lì. Ah. Comunque un bel giro oggi, eh? Veramente un bel giro. Lo consiglio, fatelo, perché è molto divertente, specialmente il ritorno, che è veramente easy. L'eremo. Ok. Ah, adesso una bella birra. Non sto guardando com'è. Carino questo posto. Ostello. Ah. Va bene, andiamo a bere. Va bene, usciamo dal barretto, prendiamo le scale. Allora, così mi hanno detto, dopo le scale, mantenere la sinistra e torneremo di nuovo in macchina. Chi è sta buzzicona che grida? Esiste una tamarra peggio di me? Allora ragazzi, ho bevuto troppa birra. Mi sento un po' Jack Sparrow. Mamma mia. Speriamo che finiscano queste scale. Queste è quando si beve mezzo litro di birra troppo velocemente. Oh, mangiando poco. Oddio. Ok. Quindi questo farebbe anche da ostello. Vabbè, giusto per dirvelo magari. Allora, proseguiamo per... Questo è il parcheggio, no, dalla scalinata, ok? Se volete fare il giro ad anello e tornare indietro. Eccolo là. Ci sono dei cartelli, vediamo. Mamma mia. Era pure bella fresca sta birra. È scesa tutta. Diciamo che ho mangiato poco. Allora, vediamo cosa dice qua. Ok, Galbiate. Ragazzi, 40 minuti. E spero di ritornare alla mia macchina. Sperando di trovarla. Comunque, ottima la birra. Lo dico. Mamma mia. La prossima volta prenderò quella piccola. Va bene. Quindi, il sentiero adesso è... una mulattiera, come vedete, e questo sarebbe il famoso sentiero 302 che vi dissi prima. Tutto così, magari è l'ultimo pezzo, un pochettino, qualche sale scendi. Quindi oggi vi ho fatto vedere andata e ritorno, scegliete voi quale fare. Ok, si continua a scendere su questa bellissima mulattiera. Già la caviglia mi fa male. Vediamo cosa dicono questi 850.000 cartelli. Galbiate, 30 minuti, benissimo. Sempre dritto. Niente, allora, una volta in strada dal parcheggio, proseguiamo per 20-25 minuti e arriviamo dove abbiamo lasciato la macchina. Mi raccomando, state attenti perché siamo comunque su strada dove passano macchine. Percorso tranquillissimo. Ci si vede giù. Allora, dalla strada passiamo nuovamente a questi piccoli pezzi di mulattiera. Quindi li prendiamo proprio per non rimanere sempre sulla strada.
Va bene? Ecco, il ritorno, se vogliamo fare proprio questo giranello, è un po' una rottura. Ah, ok, ci sono i cartelli, infatti. Galbiate, 15 minuti. Magari se li mettiamo fuori la gente li può anche vedere. Comunque, prestate occhio a questi piccoli incroci che vi danno la possibilità di andare a piedi e di non rimanere su strada. Va bene, ho tenuto d'occhio la chiesa e niente, il parcheggio, eccolo là, la mia macchinina. Va bene, allora noi arriviamo da qua, tenete sempre conto, ecco questa chiesa, mentre scendete dategli un'occhiata e andate vicino più che potete, e poi il parcheggio è qua dove abbiamo lasciato la macchina questa mattina, quindi a piedi per via dell'Oliva. Oh, il rientro è stato davvero brutto, noioso. Vabbè. Comunque fatelo anche voi un bel giro ad anello nel rientro. Va bene, quindi ci aggiorniamo alla prossima.